Ben ritrovati dal voto delle ultime politiche del 4 marzo. È venuto fuori sicuramente un quadro di grande instabilità dal punto di vista politico. Ne parliamo stasera con Franco D'Ercole, che è ex assessore regionale del centrodestra. Ben ritrovato D'Ercole, grazie. Buonasera. Ovviamente per la sua disponibilità. Come dice Di Maio, siamo nella Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini. Lei, possiamo dire, forse è più un personaggio da Prima Repubblica. Come sta vivendo questa fase? Io sono un personaggio della Repubblica Italiana, non so se prima, seconda o terza, né ritengo di poter classificare quella di Di Maio come la nuova Repubblica, perché da quello che si sta vedendo in questi giorni, a me sembra che il rituale ripeta puntualmente quello che avveniva anche nella Prima Repubblica. Quindi di nuovo per il momento non vediamo niente, al di là delle parole che appunto affermano questa volontà di essere assolutamente trasparenti. Prima si diceva che i 5 Stelle non potessero mai inquinarsi mediante confronti con gli altri partiti, poi hanno capito che la realtà è diversa da quella che si immagina e quindi adesso stanno lavorando per costruire un'ipotesi di governo. Io sono dell'idea che vadano messi alla prova, perché se non proviamo questa realtà nuova non possiamo mai capire quale sia la vera consistenza politica di questo movimento. Senta, ma intanto D'Ercole, come se ne esce? Un eventuale accordo Lega 5 Stelle vi fa paura? No, io non credo che debba far paura. È un'ipotesi che rientra tra quelle possibili, anzi tra le poche realmente possibili a livello di Parlamento italiano, alla luce dell'attuale quadro del Parlamento italiano. Per la verità io non ipotizzo che sia la Lega soltanto a fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle. Io credo che tutto il centrodestra possa ipotizzare un momentaneo, temporaneo accordo, precisiamolo, perché le convergenze programmatiche tra i due schieramenti non sono possibili, nel momento che hanno progetti politici completamente divaricanti. Però, siccome c'è un momento emergenziale e si rende necessaria, prima di andare eventualmente nuovamente alle elezioni, modificare l'attuale legge elettorale, e allora ritengo che un governo si debba fare proprio con questo punto come primo punto all'ordine del giorno. Realizzata la nuova legge elettorale si deve tornare al voto. A me sembra, e lo devo sottolineare, essere qualcosa di veramente stucchevole il fatto che ogni volta che si insedia un nuovo Parlamento avvertiamo l'esigenza di cambiare la legge elettorale. Però nessuno può negare che tutte le volte che le leggi elettorali sono state modificate, anziché modificarle in meglio, sono state modificate in peggio. Non hanno funzionato nemmeno stavolta, perché non è venuta fuori una maggioranza di governo. Continuano ad allontanare il cittadino dal mondo politico. L'unica forza politica che è riuscita ad avvicinare sono state proprio i 5 Stelle, con questo loro messaggio mediatico che ha potuto bloccare quell'emorragia di elettori, perché c'era l'ipotesi che ci fossero molti più astenuti di quelli che ci sono stati, attraverso appunto un messaggio che in qualche modo ha attratto. Ecco, intanto D'Ercole, come se lo spiega questo exploit dei 5 Stelle, soprattutto in Campania? Perché gli elettori hanno scelto il movimento di Grillo, secondo lei? Io ho ascoltato molte analisi a questo proposito di personaggi che di mestiere fanno gli analisti politici. E molti di questi hanno attribuito questo successo dei 5 Stelle al fatto che avessero i 5 Stelle appunto proposto, ipotizzato il reddito di cittadinanza. A me sembra questa una chiave di lettura assolutamente riduttiva, perché incontrando la gente che ha votato per i 5 Stelle, perché ne conosciamo tanti, oltretutto sono stati così tanti che non si possono certo nascondere, ho notato che c'è una fetta notevolissima di elettori del 5 Stelle che sicuramente non è tra quella che andrà a chiedere il reddito di cittadinanza.
Però è venuta fuori l'immagine di un Sud che punta ancora sull'assistenzialismo. Devo dire, ci sono queste state, chiavi di lettura, come, come le giudica? Ci sono chiavi di lettura che a mio avviso non corrispondono alla, alla realtà, ed ancora una volta probabilmente insomma, si sbaglia nel individuare in, questo, in questa istanza assistenzialistica, che sicuramente non è stata assente, perché ha avuto un suo effetto, ma non può essere quella che ha determinato questo successo del Movimento 5 Stelle. La verità è che nella opinione pubblica si è costruita l'idea che si dovesse mandare a casa tutti. Questo era il, diciamo, lo slogan, il mantra su cui ha fondato la propria azione il Movimento 5 Stelle. Ha funzionato molto di più nel Mezzogiorno, dove bisogni molto basilari sono pressanti nell'opinione pubblica, e dunque uno slogan di questo tipo, come dire, si radica più facilmente e si diffonde anche con maggiore velocità. D'altra parte, anche le notizie di queste ore, che vedono alcune piattaforme, diciamo, telematiche al centro dell'attenzione mondiale per essere state capaci di gestire e manipolare l'opinione pubblica in paesi come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, insomma, mi lascia il dubbio, ed è un dubbio che io pavento da moltissimo tempo, che anche queste piattaforme telematiche che sono alla base dell'organizzazione del Movimento 5 Stelle possano in qualche modo aver costruito questo pensiero unico del dire liberiamoci di tutti, perché alimentare lo scontento è qualcosa che funziona molto bene, alla quale la risposta più semplice è dire mandiamo via tutti perché questi ci hanno rovinato. Certo, intanto D'Ercole, guardando più alle cose avvenute sul nostro territorio, il centrodestra lascia molti feriti per strada, penso alla De Girolamo in Forza Italia, ma penso anche alle mancate candidature di Viespoli a Benevento, oppure stesso la sua con Fratelli d'Italia di cui si era parlato. La strategia è stata sbagliata secondo lei? Da dove si riparte a questo punto? Io non ho dubbio che ci sono state delle scelte sbagliate, anzi sono certo che le scelte sbagliate abbiano contribuito al successo del Movimento 5 Stelle, però era anche possibile recuperare in qualche misura con qualche indicazione meno avventata di quella che c'è stata soprattutto in campagna, forse qualche insomma, coraggio in più nel cambiamento del quadro politico, della classe dirigente dei partiti di centrodestra sarebbe stato molto opportuno. La vicenda della De Girolamo è molto singolare, devo dire che non ha una spiegazione logica per come si è sviluppata. Poi è una cosa che si è verificata all'interno di Forza Italia, dove si sa che i contrasti ai vertici non sono sicuramente molto leggeri. Per quanto mi riguarda, Fratelli d'Italia ha fatto gli stessi errori, anzi ancora più clamorosi, trattandosi di un partito di dimensioni molto contenute che doveva fondare la propria speranza di un risultato più cospicuo proprio sulle candidature identitarie, quelle cioè che potevano rappresentare effettivamente il pensiero, la volontà della destra, dell'opinione di destra. Purtroppo ha indicato candidati che questa identità non l'avevano, non la possedevano, e gli elettori di destra si sono trovati spaesati e hanno votato altrove. Senta, come spiegare invece il voto alla Lega, soprattutto nel Mezzogiorno, soprattutto nel nostro territorio? Io credo che un po' imbarazzante per lei? No, non è affatto imbarazzante, non lo trovo imbarazzante. Oltretutto, chiunque si presenti alle elezioni e trovi il consenso dei cittadini, io rispetto sempre il consenso dei cittadini. Mi auguro sempre che questo consenso sia un consenso non manipolato, perché la mia preoccupazione è che con il progredire della tecnologia anche la manipolazione dei cervelli e delle scelte sia possibile. Però nel caso specifico della Lega, io credo che Salvini abbia fatto un'operazione molto intelligente, innanzitutto mitigando un po' il linguaggio che lo aveva caratterizzato nel passato con slogan poco diciamo appetibili, ma soprattutto dicendo con chiarezza che voleva trasformare la Lega in un partito nazionale, e quindi
estendere al sud le metodologie efficientistiche, diciamo, che caratterizzano la gestione del nord, perché noi dobbiamo anche riconoscere che se al nord c'è ancora una vasta area governata dal centrodestra, e non è un caso, è perché evidentemente quei governi, quelle amministrazioni riescono a rispondere meglio alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. Diciamo, la Lega ha anche un po' scavalcato la destra, se vogliamo, rispetto ad alcuni valori come la sicurezza o la questione migranti. Sostanzialmente ha sostituito, cioè rappresenta la destra, ha interpretato in maniera più credibile la destra. Nel momento in cui Alleanza Nazionale non c'è più, scomparsa con la fusione in Forza Italia, la Lega è stata capace, diciamo, di occupare quello spazio che evidentemente Fratelli d'Italia non è riuscito ad occupare per la scarsezza del messaggio. Sono stati veramente molto contenuti i messaggi che sono venuti da Fratelli d'Italia. Non ho visto una proposta che avesse un respiro davvero ampio e credibile. Invece, come guarda quello che accade dall'altra parte della barricata? Mi riferisco al Partito Democratico, che qui in Campania vuole processare il governatore De Luca. Probabilmente però in questa tornata elettorale sarebbe stata dura per tutti. Beh, avrebbe fatto meglio a processarlo prima il governatore, il Partito Democratico. Che De Luca avesse le caratteristiche che ha mostrato in questi ultimi giorni, mi sembra strano che i vertici del PD lo abbiano scoperto soltanto adesso. De Luca è un uomo che ha sempre affermato se stesso e la propria volontà egemone nel partito, quindi non c'è stato nulla di sorprendente. Poi ha proseguito una politica di natura, come dire, familistica, ma soprattutto localizzata verso il Salernitano, che ha penalizzato anche il napoletano. Napoli è stata sempre una provincia nella quale il Partito Democratico ha avuto un vasto consenso, e invece adesso è sceso ai minimi storici grazie ad un governo regionale che non riesce più a rispondere alle esigenze dell'area napoletana. È una strategia che non ha pagato nemmeno a Salerno, perché insomma non ha pagato neanche a Salerno, nel senso che non è stato eletto il figlio nella candidatura all'uninominale. E tuttavia mantiene una roccaforte nel Salernitano proprio per questa sua, diciamo, politica di vantaggio. Non ci dimentichiamo che alla vigilia delle elezioni De Luca ha, diciamo, stanziato o comunque annunciato lo stanziamento di alcune centinaia di milioni, se non miliardi, sull'area salernitana per opere pubbliche che non so quando e se saranno mai realizzate. Tuttavia è stato un tentativo anche quello di mobilitare l'opinione pubblica salernitana a suo favore, cosa che per fortuna non è avvenuta. Ecco, all'orizzonte adesso ci sono le elezioni amministrative. Lei ritiene che il voto delle politiche sia indicativo anche per il prossimo test che riguarderà le comunali? Sicuramente ci sarà un interlocutore nuovo alle elezioni comunali di Avellino che nelle passate elezioni non c'era, è il Movimento 5 Stelle, e sarà un interlocutore con il quale tutti i partiti dovranno fare i conti. Ora però è bene dire subito che le elezioni comunali sono altra cosa rispetto alle elezioni politiche, questo lo diciamo tutti, perché chi ha esperienza di queste vicende sa come il risultato delle politiche non riesce mai ad essere tradotto e trasferito automaticamente alle amministrative, non fosse altro perché alle amministrative c'è un numero di candidati elevatissimo che convoglia il consenso verso le diverse liste. Quindi il Movimento 5 Stelle raccoglierà il proprio consenso, il voto di opinione, ma credo che difficilmente potrà avere la stessa ventata di favore che ha avuto alle elezioni politiche. Ecco, ma per i partiti, secondo lei, la lezione delle politiche sarà stata capita in qualche modo? Ma io mi auguro di sì, anche se quando si parla di partiti mi viene sempre la domanda: chi sono?
C'è una crisi dei partiti. Perché c'è una crisi profonda. Io naturalmente provengo da una scuola piuttosto antica, nella quale i partiti avevano una propria organizzazione, peraltro disciplinata da statuti, regolamenti, entro i quali si muovevano i partiti stessi, i vertici, le sezioni, le federazioni. Oggi purtroppo tutto questo non c'è più. Si è visto come si è svolta la vicenda delle candidature. Grazie a una legge elettorale infame, come l'ho definita da sempre, tutto si è deciso a Roma. Non c'è stato il coinvolgimento del territorio. Quindi quando noi ci poi approssimiamo alle elezioni amministrative, parliamo di partiti, dobbiamo parlare di soggetti, certo, di persone che possono prendere delle decisioni sul territorio. Ci auguriamo che questa lezione che è stata data dal Movimento 5 Stelle al quadro politico generale possa servire a mitigare un po', diciamo, il dispotismo che ha caratterizzato nel recente passato. Ci sia un'apertura maggiore e che ci sia un'apertura ai cittadini, alle iniziative che partono dalla base, al civismo che noi stiamo cercando di... I partiti si sono già messi in qualche modo in movimento. Ad Avellino ad esempio c'è stato un primo vertice del centrodestra, pattuglia, coalizione che sembra unita. È davvero così secondo lei? Ma io spero di sì, anche perché non ci sono ragioni vere per essere, come dire, sparpagliati. Stiamo facendo un lavoro, un percorso tra partiti e movimenti civici che abbiamo azionato in tempi molto più lontani. Mentre i partiti si cominciano a muovere adesso, i movimenti civici si sono mossi già da un anno, e quindi cerchiamo di trovare un momento di sintesi attraverso l'indicazione di un candidato sindaco che possa essere adeguatamente rappresentativo di tutta l'area del centrodestra, e candidati che possano essere una svolta per il Consiglio Comunale di Avellino. Noi non ci possiamo, diciamo, dimenticare qual è lo strascico di 5 anni di Consiglio Comunale inesistente. Dobbiamo trovare uomini che si vogliano assumere la responsabilità, ciascuno per la parte che gli compete, di dare un contributo a risolvere i diversi problemi. Noi, ma cosa lascia secondo lei questa amministrazione? Noi riceveremo un'eredità straordinariamente negativa da questa amministrazione. Sono 5 anni di non amministrazione, con delle casse comunali che sono alla catastrofe. Non si è voluta assumere una decisione drastica all'inizio della consiliatura. Noi non escludiamo che questa decisione poi debba essere presa dalla futura amministrazione. Le finanze comunali sono assolutamente dissestate, non conosciamo quanti sono i debiti che ha questa amministrazione, non sappiamo se si riusciranno a portare a compimento le tante opere pubbliche iniziate non da questa amministrazione ma dalle amministrazioni precedenti, e non sappiamo neanche come potranno essere utilizzati alcune strutture, infrastrutture che ci sono, a cominciare dal macello comunale all'autostazione. Sono tutti incognite. Il cinema Eliseo, che adesso mi dicono sarà ristrutturato nuovamente, sarà la quinta o la sesta volta che verrà ristrutturato. Quando finiscono questi lavori? Intanto, dal punto di vista politico, della strategia che metteranno in campo i partiti, secondo lei è ipotizzabile una grande coalizione che vada oltre il centrodestra? Ma noi pensiamo che la coalizione, il centrodestra, la debba fare con i cittadini. E proprio perché i cittadini sono stanchi di questa amministrazione, anche delle precedenti, e hanno subito sulla loro pelle le conseguenze della negativa amministrazione, e c'è una parte di questa città che comincia a scuotersi, a voler dire la sua nell'amministrazione, e dunque se il centrodestra è accorto si apre a queste, diciamo, a queste istanze cittadine, e credo che si possa creare una coalizione, diciamo, nella quale non sia necessariamente presente soltanto chi la pensa, diciamo, come Forza Italia o come Fratelli d'Italia, ma che sia soprattutto animato dalla volontà, indipendentemente dal colore politico, di dare un contributo per risolvere i problemi della città. E questo lo si può fare sia che si abbia una estrazione di destra, sia che si abbia un'estrazione di sinistra. E c'è gente che in questo senso si è già dichiarata disponibile. Io vorrei sperare che
che siano molti di più quelli che si dichiarano disponibili a fare una simile operazione. Cioè, senta Tercolo, ma di quale sindaco avrebbe bisogno oggi la città di Avellino? In passato si diceva ci vorrebbe un De Luca, facendo riferimento ovviamente all'ex sindaco di Salerno. Oggi, insomma, quale personaggio sarebbe utile per la città? Intanto adesso noi dobbiamo fare i conti con questo nuovo interlocutore, appunto, che è il Movimento 5 Stelle, che sarà presente, maggioranza o opposizione sarà presente, e dunque io mi auguro che sia uno stimolo adeguato per chiunque vada ad amministrare. Devo però dire che non ci sono le condizioni per una ipotesi che pure in qualche modo ho visto trapelare sui giornali, no? Che il centrodestra possa fare la grande coalizione per frenare i grillini, cioè intendo, o almeno ho capito che qualcuno ipotizzasse che il PD, il centrosinistra, si potesse unire col centrodestra per fare argine ai grillini. Questo sarebbe il suicidio più stupido che il centrodestra o anche la sinistra possa fare, perché sarebbe spianare la strada ai grillini. Io credo che invece noi come centrodestra dobbiamo ipotizzare un candidato sindaco che sia in condizione, per la sua preparazione personale, per la sua credibilità, per la sua disponibilità, a diciamo, assumersi la responsabilità della guida di questa città e farlo in nome di tutta questa vasta coalizione, senza però i condizionamenti personali e interessi particolari. Bisogna avere come obiettivo unicamente l'interesse della città, e bisogna avere anche una capacità decisionale che purtroppo è mancata nella passata legislatura. A questo proposito devo dire che la capacità decisionale deve essere anche accompagnata da una garanzia di legalità, che non deve essere quella imposta dalla Procura della Repubblica che sta col fucile spianato sugli amministratori, perché questo regime e questo sistema a me non piace. Diciamo che garantito, si è sostituita in qualche caso. Esatto, ci devono essere amministratori capaci di dimostrare che sono persone per bene, che vogliono amministrare nella legalità e che debbono avere la, come dire, agibilità di muoversi senza avere la paura di vedersi un giorno sì e l'altro pure minacciati da qualche avviso di garanzia, da qualche perquisizione, che poi sono finiscono quasi sempre in una bolla di sapone, ma però creano disagio all'amministrazione. Certo, bloccano sicuramente l'attività amministrativa. La butto lì, un Dercole candidato? Lo avremo stavolta? Non c'è, come dire, limite alla provvidenza, non lo so, dipende dalla coalizione. C'è una disponibilità di Giovanni, mio figlio, ma è una disponibilità che ha offerto alla valutazione di tutta la coalizione, non c'è nessuna volontà di proporsi. Intanto invece, guardando avanti, Franco Dercole come continuerà a fare politica dopo questa delusione delle ultime elezioni? Adesso guardiamo le amministrative, poi penseremo a come proseguire a fare politica. La politica la si fa, come dice Nunzia De Girolamo, l'ho sentita in televisione, anche senza avere incarichi particolari. La politica è esercizio della parola e soprattutto individuazione, certo, delle soluzioni dei problemi. Possiamo farlo anche senza avere incarichi, poi ci sarà chi raccoglie queste nostre opinioni. Mi pare però l'esperienza di Fratelli d'Italia non è stata positiva, insomma. No, non è stata positiva perché purtroppo devo dire non ho ritrovato l'atmosfera e l'ambiente che avevo in Alleanza Nazionale. Ho scoperto che si tratti di un'associazione tra poche persone che curano i loro interessi, chi a Roma, chi a Salerno, e francamente questo mi sembra un limite notevole. Per questa ragione poi la Lega è riuscita a scavalcare la destra, subentrare negli interessi degli elettori. Beh, saremo a vedere. Intanto grazie per questa intervista a Franco Dercole, ex assessore regionale del centrodestra, che è stato nostro ospite. Grazie in regia ad Orlando Matarazzo, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con il canale 696. Arrivederci.